infiltrazione intendiamo fondamentalmente l'iniezione di farmaci in corrispondenza o nelle immediate vicinanze di una struttura che nel nostro caso è responsabile del dolore che il paziente avverte. Se parliamo per esempio del distretto schiena, molto frequentemente i pazienti si rivolgono a noi per problemi in questa zona. I farmaci che si utilizzano sono principalmente anestetico locale, cortisonici ed ozono. E le strutture che possiamo andare ad infiltrare sono le articolazioni presenti tra le vertebre, sono le radici nervose, tipicamente il dolore da sciatica, l'articolazione sacroiliaca, può essere responsabile sempre di un dolore lombare nella zona del bacino. E invece, se entriamo nel capitolo della terapia infiltrativa articolare, di quella che viene anche chiamata viscosupplementazione, in questo caso come farmaci viene usato principalmente l'acido ialuronico e si va proprio a lubrificare l'articolazione. L'infiltrazione è una pratica assolutamente mini-invasiva. Si pratica prima un'infiltrazione locale di anestetico, simile all'anestesia che si fa anche dal dentista, dopodiché con l'ago si va un pochino più in profondità fino a raggiungere la struttura bersaglio. Spesso parliamo per esempio in presenza di un'ernia discale e quindi una sintomatologia sciatalgica, radicolare, un dolore ad esempio lungo la gamba dovuto ad un'ernia lombare, a volte si pensa che sia meglio prima assumere dei farmaci per bocca oppure fare anche delle semplici iniezioni intramuscolo che il paziente può fare a casa propria. In realtà ha la possibilità, con un paio di infiltrazioni mirate in corrispondenza della radice nervosa interessata dal dolore, ha la possibilità di risolvere molto prima il suo problema, alleviare il dolore. Fondamentale è la precisione. Nel poliambulatorio medicina del dolore è stata fatta una scelta già da qualche anno di praticare la terapia infiltrativa esclusivamente sotto controllo ecografico. Si può vedere anche il farmaco che va a diffondersi nelle strutture interessate. Naturalmente possiamo anche evidenziare la presenza invece di strutture, per esempio nervose o vascolari, dalle quali dobbiamo rimanere lontani. Praticare una terapia infiltrativa alla cieca, diciamo così, quindi senza un controllo ecografico, sicuramente espone a dei rischi e sicuramente non dà la certezza di essere arrivati nella zona dove dovevamo arrivare, per cui fare un'infiltrazione utilizzando l'ecografo ci dà la possibilità anche di usare un quantitativo minore di farmaco, il minore necessario, fare un numero inferiore di infiltrazioni e comunque permette anche di aumentare il comfort e la sicurezza sia del paziente che del medico che fa l'infiltrazione. Una volta migliorata la condizione clinica del paziente, però è importante che si continui in un percorso che il più delle volte prevede un lavoro riabilitativo, quindi un lavoro insieme al fisioterapista che sia in grado di andare a ripristinare la funzionalità dell'articolazione o della parte comunque interessata dal dolore del paziente e a prevenire anche episodi futuri di dolore.